Buongiorno fratellino, buongiorno! E allora? Abbiamo avuto informazioni. Eh sì, quello evidentemente c'è l'infiltrato che chiede informazioni. No, tutte le mattine ci sta chiamando, ovviamente, ci sta dando informazioni. Quello che è giusto, non appena sa qualcosa ce le dice, non sappiamo se ci dice tutto, però le informazioni ce le dà. E l'informazione di stanotte era quella che, niente, hanno detto che sei stato proprio tranquillo, hai dormito serenamente, anzi addirittura avevi il sorriso stampato in faccia. Hanno detto che gli hai fatto molta tenerezza. Mannaggia a te, cuore mio, mannaggia. Vabbè, il profumo dei fiori lo sappiamo, cuore. Noi ci abbiamo sempre Padre Pio e Santa Rita, ti ricordi? Che è quella che... la santa che protegge le... i casi più disperati, insomma. Ecco, ecco, cuore mio. Eh sì, e noi lo siamo, un caso disperato, cuore mio. Ecco perché abbiamo anche Santa Rita in aggiunta. Però quello è sempre che comanda Padre Pio, capito? Quella detta a Santa Rita. Vai, vai te, vai te, vai te. Senti, cuore, e niente, poi ieri sera siamo stati e... ci siamo intrufolati, tanto a paura, ma non è che mo ci cacciano, ma non è che mo ci cacciano. Ho detto tu stai zitta, vieni con me e taci. Ma io non lo so, ma io non... ho detto vieni e stai zitta. E niente, poi vabbè, come al solito arriviamo dietro la porta e ovviamente non osiamo aprire quella porta perché se no veramente ci arrestano. E niente, siamo stati un po' lì, credo 20 minuti, mezz'ora più o meno, e poi siamo andati via. Eh sì, cuore mio, sai cos'è? Tu mi puoi capire, solo tu puoi capirmi. Cioè, venire là è come stare là, hai capito, cuore? Mi dà questo sollievo, è un sollievo proprio interno che trovo, e questo, ecco perché, vedi, già stasera sono preoccupato perché siccome c'è Giuseppe stasera, e quindi per me sarà impossibile venire e sono già in crisi, capito? Vabbè. Vabbè, cuore mio, dai, non fa niente, dai. Senti, cuore, niente, la febbre ti sta scendendo. A quanto pare sia passata ancora altre due lignette. Stamattina mi sa che avevi 38,6. Quindi, come al solito, abbassa piano piano. Però, mo, speriamo che va bene, così martedì ci facciamo questo piccolo intervento. Eh sì, perché non appena entriamo in dialisi vedrai che la febbre abbasserà velocemente, insomma. Eh sì, poi secondo il mio punto di vista io credo che dopo che ti hanno fatto l'intervento sicuramente qualche giorno in terapia intensiva ti terranno ancora, cuore mio, per poi dopo spostarti nella camera e aspettare che recuperi un po' fisicamente. E sì, cuore, perché non siamo nelle condizioni di fare niente, capito, cuore? Quindi piano piano cuore, ce la faremo, ok? L'importante adesso è che tu stai sereno. Sai benissimo che essere sereni è molto importante perché
perché ci porta comunque ad abbassare la febbre, non avere la pressione alta, insomma, ci riportano in condizioni più o meno normali. Uno starnuto. Mo sono andato ad accompagnare Giuseppe. E mo niente, mo sto andando a farmi un caffettino, cuore mio. E poi andiamo a vedere al lavoro. Va bene, cuore? Beh, non ti tengo più di tanto perché sennò non riesci a finire di vedere il video. Va bene? Ciao cuore mio e ci sentiamo dopo, eh? Buona giornata, a dopo, ciao cuore. E un abbraccio mega galattico.